Vedete un po' cosa con me? Guardate un po', delle forbici. Sapete perché? Perché è il momento di usarle, ma non sarò io ad usarle, è il momento di A Moda Mia, quindi le sarà lei, Claudia. Ciao, Carducci, Laura. Benvenuta. Cosa farai oggi con le tue forbici magiche? Allora, oggi nuovo tutorial. A cosa ci ispiriamo? Alle meravigliose giacche di Chanel. Ah, ho delle giacche bellissime. Parliamo appunto di classe, di donne sofisticate, come non... Non citare Mademoiselle, Chanel, assolutamente. Certo. Non potevamo non farlo. Quindi, allora prego, cosa buon ci lavoro. Serve? Cosa ci serve? Allora, delle catenine, queste le ho prese in una merceria, di varie grandezze e colori. Le vediamo qui. E poi del filo di nylon, in questo caso è trasparente, ma possiamo comprarlo anche colorato, insomma, certo, quello che ci serve. A vostro gusto, insomma. Allora, prendiamo la nostra catena e apriamo semplicemente questi anellini e la prendiamo della lunghezza che ci serve. In questo caso... Ovviamente su una giacca che magari si è praticamente un po' utilizzata e si vuole cambiare, esatto, no? Magari una giacca vecchia, blanda, un po' vecchia che non usate più, invece anche... così magari potete riutilizzarla perché vi sembra nuova, magari. Esatto, magari è tutto un unico colore per darle un po' di, per darle un po' di luce. Di luce. Quindi prendiamo la nostra catena. Io in questo caso ho deciso di cucirla intorno alla manichetta. Quindi iniziamo con il nostro filo a... Quindi prendete l'ago e del filo di nylon e cuciamo insieme la nostra catenina tutta intorno. Perfetto. Quindi proseguiamo a cucire un pezzetto alla volta in modo tale che la nostra catenina non cada. Non cada, certo. Ok, un pezzetto alla volta. Che sia cucita in maniera, insomma, sicura. Sicura, esatto. E continuiamo così fino al completamento, quindi la nostra catenina completerà tutta la nostra... Il giro della manica. Il giro manica. Quindi ti faccio vedere già dei lavori terminati. Il risultato finale. Esatto. Allora, questa giacchetta blu che avevo... Guardate molto che semplice. Molto Chanel, molto ho direi. Ho aggiunto questa catenina dorata e poi ho aggiunto anche sulla manichetta l'altra catenina. Questa è un po' più sottile di quella di prima, perché ovviamente è un modello di giacca diverso e anche il tessuto, sì, no? Però quindi... vedi già come è più elegante questa giacchetta. Guarda anche la differenza tra la manica destra, eccola, vedete? E la manica sinistra, che è praticamente fatta. Guarda già il risultato, è molto più elegante. Tocco di classe in più. Tocco di classe. Oppure in questo caso questa giacca rosa, come sai il rosa è il mio colore preferito, quindi non poteva mancare l'esempio rosa. Ho preso queste catenine rosa molto semplici e le ho applicate sulle taschine, quindi abbiamo dato subito della luce alla nostra giacchetta. Altra idea, metterla sul girocollo, insomma, sul collo della giacca, dove volete voi. E pensate, questo semplicemente con l'aggiunta delle semplici catenine che voi potete scegliere, insomma, la grandezza, il colore preferite, sì. il tuo è rosa, il mio è rosa, ma insomma sul rosso, sul verde, come volete voi. Quindi un tocco di classe in più, grazie Claudia Carducci. Grazie, con ciao Laura. Mia. Alla prossima, ti aspetto. Ciao. Ciao Claudia, grazie per i tuoi consigli sempre così preziosi e utili, vedo bene, anche semplici ma di grande effetto, no? Con A Moda Mia, quindi seguiteci e copiate quello che fa la nostra Claudia, sicuramente avrete ottimi risultati.